Eccoci ad un nuovo incontro, una nuova spiegazione del Vangelo, che trovate il Vangelo che leggiamo, ecco questo qua, verrà letto sempre nel Vangelo di Matteo, potete o seguire quello che viene letto, che ripeto è un po' diverso da quello che casomai avete sui Vangeli, ma è quello più vicino all'originale in cui Matteo scrive, altrimenti potete e poi con calma guardarlo voi, leggerlo voi e seguire dopo la spiegazione e il commento. Dal Vangelo di Matteo. Essi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: Alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode, infatti, volle cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: Dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Quando Erode si accorse che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò ad uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il suo territorio, e che avevano da 2 anni in giù, secondo il tempo che aveva preso con esattezza dai magi. Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremia. Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata, perché non sono più. Morto Erode, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nella terra di Israele. Sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino. Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra di Israele. Ma quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nazaret, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: sarà chiamato Nazareno. Iniziamo allora il commento. Matteo scrive un po' questo brano, immaginando fosse un po' Gesù in viaggio, ecco, un po' il viaggio del figlio di Dio che vuole incontrare tutti i fratelli, gli uomini, soprattutto quelli che sono persi, quelli che si sono allontanati dalla fede e dalla religione. È un po' la discesa e la risalita dall'Egitto, un po' sempre questa immagine che ripercorre, se vogliamo, la discesa della morte negli inferi fino alla risalita della risurrezione. C'è sempre un po' come sottofondo questo aspetto che è fondamentale in ogni evangelista. Giuseppe riceve in sogno questo invito e poi c'è quel risvegliati. È l'immagine veramente questo Dio che chiama alla vita, che ci risveglia la vita. Diciamo che Giuseppe, forse un po' a differenza di noi, non parla, non risponde a quello che Dio gli invita a fare, ma lo fa, si mette, diciamo così, in cammino, si mette in movimento. Questo è l'aspetto fondamentale, di questo disegno di Dio che coinvolge Maria, Giuseppe e potremmo dire ciascuno di noi. Quindi ci vuole non quelli che sanno, come dire, parlare, raccontare bene, ma sono quelli che sanno anche realizzare, fare, mettere in pratica qualcosa. Diciamo che Giuseppe obbedisce, come dire, se lo trascriviamo in quello che poteva essere la lingua latina, ob audire, ascoltare di fronte. Ecco, questo è un aspetto importante, eh? Io mi metto di fronte a qualcuno e lo ascolto, quindi questo ascolto diventa anche qualcosa che io faccio. Mi metto davanti a Dio e lo ascolto, realizzo quello che lui mi chiede, quello che fa Giuseppe.
Erode manda sopprimere tutti i bambini. Ecco, questo è un aspetto, come dire, drammatico di questo brano di Vangelo. Sicuramente Matteo, in quello che probabilmente è capitato, che ha realizzato Erode per cercare di salvare il suo potere, vede qualcosa di più di una semplice strage di bambini. Chiaramente avevano un'altra cultura, un altro modo di vedere e di pensare, per cui quello che per noi oggi potrebbe essere un dramma, allora era visto con occhi diversi. Ma al di là di questo, chiaramente Matteo vede anche questo sangue che è versato, come dire, da tutti i giusti dell'Antico Testamento, tutti i profeti che erano stati uccisi, che portavano comunque la parola di Dio, e nello stesso momento comunque vengono uccisi perché non vengono riconosciuti come profeti a nome di Dio. D'altra parte, tutti i giusti che, potremmo dire, dal sangue di questi primi piccoli martiri, al sangue di Cristo stesso, al sangue di tutti i cristiani che erano uccisi perché cristiani, e coloro che sono uccisi, pensiamo alle guerre, pensiamo alla distruzione, pensiamo all'odio, alla violenza dell'uomo verso l'uomo. Ecco, Matteo ci vede non soltanto questi bambini, ma tutti coloro che sono uccisi per l'odio, per la violenza, per questo desiderio di ottenere e mantenere un proprio potere dell'uomo. Tre volte si presenta questo angelo del Signore che parla a Giuseppe, tre volte che Dio si manifesta a questo Giuseppe. Il sonno, il sogno diventano l'elemento fondamentale in cui Dio si manifesta all'uomo. Mentre si sogna, come dire, non si hanno difese. Ecco, Dio si manifesta in quel momento, quando l'uomo non ha difese, non si può difendere, non usa la testa per ragionare, per ribellarsi, per criticare. E in quel momento Giuseppe ancora una volta obbedisce, ob a udire, si mette davanti a questo Dio, lo ascolta, e questo ascolto diventa fondamentale per la sua esperienza. È uno che esegue la parola, non è uno che sta a discutere la parola. Potremmo dire un po' come Maria, coloro che hanno ascoltato, che hanno accolto, che hanno ricevuto questo invito di Dio e la mettono in pratica, la eseguono, perché riconoscono che questo Dio sta preparando qualcosa di grande ed importante nella loro esistenza. Nel quarto e potremmo dire ultimo messaggio che Dio dà, questo Giuseppe deve ritirare suo figlio Gesù a Nazaret, in questa terra particolare. C'è tutto un discorso, come dire, sotto questo aspetto di Nazaret. Fondamentale l'aspetto è che questo Nazaret, tradotto per un italiano, ha assonanza col Nazireo, coloro che sono consacrati. Ecco, in questo modo Dio dà a questo suo figlio questo nome, sarà chiamato il Nazareno, ecco, sarà chiamato colui che è consacrato, il figlio di Dio. È fondamentale, allora, sotto questo punto di vista, ciò che Giuseppe realizza obbedendo a questo Dio che, come dire, lo porta a realizzare un grande progetto. Lui, potremmo dire come Giuseppe, ma tutto ciò che riguarda quello che noi consideriamo come il figlio di Dio, Gesù, colui che fa parte di questa famiglia di Giuseppe, Maria e Gesù, insieme realizzano qualcosa di grande, di bello, proprio arrivando a Nazaret. Da quel momento, potremmo dire, nasce questo grande progetto e continua questo grande progetto che Dio ha per realizzare la salvezza dell'umanità. Matteo, in questo finale, potremmo dire così, di questo brano, ci ricorda come tutto l'Antico Testamento ha preparato questa venuta del Figlio di Dio. Non soltanto un profeta, ma se guardiamo con calma la traduzione dice i profeti. Ecco, Matteo conosce bene tutta questa storia, la vuole realizzare, la rende grande, di questo Figlio di Dio che è arrivato a portare la salvezza, a scendere verso l'Egitto, nell'esilio, nel peccato, nell'inferno, come la nostra tradizione ci porta, per portarci alla terra promessa, alla liberazione, alla salvezza, alla risurrezione. Potremmo dire che in questi primi capitoli Matteo ci racconta già gran parte di quello che vivrà Gesù. È fondamentale tenerlo presente, perché è tutto quello che poi Matteo, nel suo lungo Vangelo, racconterà, spiegherà, specificherà. E questo per noi è veramente essenziale, riconoscere questo Figlio di Dio, il Nazareno, colui che arriva da Nazaret, colui che è
consacrato come figlio di Dio.